Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Una buona serata e un bentrovato anche al Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ospite nei nostri studi. Sindaco, anche nella puntata di questa sera avremo molte tematiche da affrontare relative alla città, alla stretta attualità, ma anche al futuro della città di Padova. Lo sappiamo, una città in grande cambiamento, però devo partire, Sindaco, assolutamente con l'attualità, perché i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici lo sapranno che nel nostro telegiornale di ieri abbiamo lanciato un servizio raccogliendo quelle che sono state le proteste, le lamentele da parte dei commercianti. Qual è il tema? Il tema è quello del tram, dei lavori per la realizzazione della seconda e della terza linea del tram, che a detta dei commercianti stanno causando grandi disagi. Noi adesso, Sindaco, mostriamo un servizio, facciamo sentire proprio le dichiarazioni dei commercianti, poi lo commentiamo insieme. Vediamo. I cantieri per la realizzazione delle due nuove linee di tram fioccano come funghi e adesso a mettersi di traverso sono anche i commercianti. Per capire il disagio che i lavori stanno causando in città, basti pensare che da qui alla fine dell'estate saranno 14 i punti del capoluogo in cui gli operai lavoreranno in contemporanea. Da Volta Barozzo a Via Piovese, passando per la stazione, Chiesa Nuova, la zona degli ospedali e quella della fiera. Insomma, una città letteralmente paralizzata, anche se le scuole sono chiuse e anche se molti padovani sono in ferie. Gli effetti? Pesante traffico nelle ore di punta e commercianti sul piede di guerra. Non tanto per i lavori in sé necessari per realizzare un'opera che, a detta dell'amministrazione, cambierà il volto della città, quanto piuttosto per la totale assenza di dialogo e di confronto. Noi l'abbiamo sempre ricevuto questa informazione dai giornali, due giorni prima, dai giornali che si chiudeva una strada, che si chiude un ponte. Non siamo mai stati convocati una volta dall'assessore competente o dal sindaco, okay, che ci abbia dato un'informativa dei lavori. Ne abbiamo fatto uno solo, una volta, con il vice sindaco Micalizzi. E io questo lo rimarco come una mancanza di rispetto nei confronti, insomma, anche di un'associazione importante come la nostra, che rappresenta il commercio. Oltre al dialogo, però, i commercianti chiedono che il Comune di Padova riconosca anche economicamente i danni che i lavori stanno causando ai negozi. Adesso mi diceva, ad esempio, un negozio di abbigliamento che ha i saldi, non è in grado di far mettere un cartello per vedere i gradi. Lui mi ha fatto vedere il libro dei corrispettivi, che è il libro in cui si nota, mi ha fatto vedere degli zero. Ecco perché dico, questa situazione, come è successo ad esempio quando c'è stato il coronavirus, così l'amministrazione, chiediamo ufficialmente la possibilità di un intervento, non dico per risarcire, ma un intervento di aiuto ad esempio nelle tassazioni. E l'amministrazione continua a chiedere pazienza. La realizzazione della seconda e della terza linea del tram rivoluzionerà non solo il modo di spostarsi a Padova, ma proprio cambierà il volto della città. Il mezzo miliardo di euro ottenuto nell'ambito del PNRR era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare, anche a costo di causare un po' di disagi. La pazienza la portiamo da tempo immemore, perché se voi pensate anche alle varie crisi che si sono susseguite, no? quella economica prima, Covid dopo, energetica poi, e sempre a portare pazienza, ma per quelle, per carità, non ci si poteva più o meno fare niente. Ma questa basta portare pazienza, perché qui c'è la volontà di bloccare un'intera città. Sindaco, i commercianti dicono che non vogliono più portare pazienza. La pazienza è un vostro mantra, l'avete chiesto tanto, lo chiedete tutti i giorni anche ai cittadini, perché ricordiamolo, i disagi non sono solo per i commercianti ma anche per i cittadini. Commercianti che però non vogliono più portare pazienza. Questo è quello che stiamo facendo, un'opera importante che cambierà il volto di Padova come mobilità. Sono previsti 20 milioni di persone in meno che useranno il tram, non useranno la macchina, per cui sarà una rivoluzione. Certo, ci vuole pazienza, perché due linee di tram di questa portata ci vogliono tanto tempo. È previsto adesso, da adesso è agosto, che avrà anche di notte, dato che non sono abitazioni vicine, cerchiamo di impegnarci al massimo. Io penso però che ci sono stati confronti con l'assessore al commercio, adesso vi ricordo, piuttosto che l'assessore a mobilità. Non è che possiamo discutere dove fare il tram, dove non possiamo fare. I cantieri sono fatti in base alle logiche di cantiere,
non a logiche di commercio. Ovviamente si possono dare informazioni totali, però basta che piova, come capita spesso, o non tagli una tubatura per sbaglio, che da questa settimana passa all'altra, per cui io capisco il disagio, vi ricordo che sono un commerciante. Il problema è vero però, adesso noi vogliamo trasformarlo in un'accusa verso il tram, il problema è vero un altro. Io ho 52 negozi in tutta Italia. Il commercio in questo momento è in crisi. Se vogliamo dare colpa al tram, va benissimo. Anche il tram incide, ovviamente, però non è un problema del tram, è un problema economico in cui la gente ha meno risorse da spendere. Purtroppo questo è vero, specialmente nel non alimentare. Per cui, adesso, per carità, in termini informativi, io penso e sono sicuro che se non è data, li informeremo. Questo è l'ultimo dei problemi. Però non si può dire questo pezzo lo facciamo sì, questo pezzo no. Questi cantieri sono totalmente diversi. Non ha deciso nessuno, questo decide ingegneri in base ai sottoservizi, a quando fanno un ponte, a quando arriva certe cose. È molto, molto, molto complicato. È una designazione APS che è dedicata appunto a fare questo lavoro. Se manca un'informazione, per carità, è giusto, informeremo. Ricordo che anche la mia associazione, lungi da me di creare problemi, però nel contempo, quando uno si dice che la città non è accessibile, che la città è morta, che la città... No, è vero, io ho fatto due esempi di aziende che stanno arrivando, ma arrivano aziende in continuazione. Il Presidente ha detto che loro difendono i piccoli non multinazionali, io difendo la città. Io difendo la città, non difendo categorie, difendo la città in tutti i suoi aspetti, positivi e negativi, anche i commercianti, ma anche i non commercianti. Io ricevo complimenti in continuazione, passiamo per la strada per il tram. Io capisco che i commercianti male, no, ma altri settori della società civile mi fanno i complimenti. Quindi lei, sostanzialmente, Sindaco, se non ho capito male, sta dicendo che la crisi del commercio ci sarebbe anche senza lavori del tram, sostanzialmente. Dal nord al sud, ed è tutto uguale, purtroppo. Purtroppo dico, perché stiamo soffrendo tutti quanti l'organizzazione. Basta prendere i corrispettivi, non so anch'io, basta prendere i corrispettivi tutti, non solo di Palma, anche delle altre città, se i commercianti vogliono, ce li ho. Per cui purtroppo stiamo perdendo fatturato in questo settore non alimentare. Questa è la realtà, dopo una piazza della colpa al tram, il tram incide sicuramente, manca un'informazione, forse abbiamo sbagliato e daremo, ma dire che uno fa corrispettiva zero perché c'è il tram, questo no. Avete l'altro tema, Sindaco, che sollevavano i commercianti, quella di un'ipotesi di un ristoro economico, di un risarcimento, insomma, al momento c'è, lo ricordiamo anche per dovere di cronaca, la sospensione sostanzialmente della Tari, insomma, comunque l'esenzione di parte o tutta della Tari, che è la tassa sui rifiuti, però è in cantiere, c'è l'ipotesi di dare un aiuto, un ristoro economico a questi commercianti? È molto difficile. Io so se avete letto un modulo qualche giorno fa, il governo ha detto che siete stati molto bravi col PNRR, portato a casa 648 milioni, per merito dei assessori dirigenti, avevamo già progetti pronti, però vi penalizziamo sulla spesa corrente per 1,8 milioni. Allora, per la spesa corrente mancherà 1.800.000 euro che il governo toglie. Non sto dicendo che è colpa di uno o colpa dell'altro. Poi, questa è la realtà. Dobbiamo soddisfare giustamente il nuovo contratto del pubblico per 4.200.000 e siamo già a 6 milioni. Per cui la spesa corrente sono grossissime difficoltà. Il assessore Bressa ha fatto una battaglia per ottenere in giunta quel provvedimento per quanto riguarda dare un aiuto al commerciante, ma è difficilissimo dare ulteriore aiuto perché noi non abbiamo le risorse, non perché non vogliamo, purtroppo. Quello che mi viene da riflettere, Sindaco, anche guardando il servizio che le abbiamo agevolato poco fa e sentendo anche le parole del presidente dell'ASCOM di Padova, Patrizio Bertin, è un po' di stupore. Le spiego perché. I commercianti, l'associazione dei commercianti e anche il suo presidente Patrizio Bertini sono sempre stati molto collaborativi, accondiscendenti, non hanno mai alzato i toni. Quindi le chiedo, secondo lei, perché in questa situazione hanno deciso di alzare i toni? Insomma, forse è perché sono veramente molto molto in difficoltà, più in difficoltà rispetto ai mesi precedenti?
Sicuramente sono più difficoltà, come ci hanno detto prima, ma non è come il di Padova, è come d'Italia. Posso fare dei corrispettivi di 52 punti vendita distribuiti in tutto lo Sivaro. E posso fare anche esempi di altre città in cui la situazione è uguale, tipo Vicenza, tipo Treviso, tipo Verona. Ovviamente con i sindaci, i colleghi, ci diamo varie informazioni, per cui è per tutti così. Per cui penso che il Partito Bertini riceverà molte proteste da parte dei suoi associati e chiaramente in qualche maniera deve reagire, però ripeto, giustamente lui dice io faccio gli interessi commerciali, io devo fare l'interesse della città. Va bene, ci prendiamo una brevissima pausa, Sindaco, torniamo tra poco con la seconda parte del Sindaco Risponde. Continueremo ancora un pochettino sul tram perché ci sono altre questioni, poi però cambieremo radicalmente tema, rimanete con noi, a tra poco.